Ma tempi a distanza. Benissimo, benissimo. Allora faccio un attimo l'appello. Scorrano presente, Baglivo presente, Battista in aula, Gianluca Borgia. Presente. Presente Gianluca, Citraro presente, Costantini Dalzan. Non lo vedo e non lo sento. De Matteis Antonio. Della Giorgia Sergio. Antonio Finamore l'ho visto. Fiore mi sembra di averlo visto. Presente. Benissimo. Andrea Guido presente. Natascia Mariano presente. Martini, Rino. Rino non lo vedo. Mele Giulio. Presente. Buongiorno Presidente. Buongiorno Paola. Mola Ernesto l'ho visto. Ernesto, la commissione è aperta anche questa volta, eh? Non no, l'hai no, chiusa. È tutto chiuso. Adesso. Buongiorno a tutti. Allora, Presidente Murri l'ho visto. Emanuela Orlando delega Occhineri, giusto? Presidente, io sono presente, Martini. Martini presente. Pala presente in aula. Pasquino. Andrea ancora non lo vedo. Patti. Presente, buongiorno Presidente. Anche. Buongiorno Pierpaolo. La senatrice la vedo. Presidente Povero la Presente. vedo. L'onorevole Rotundo. Sono qui, Bene, bene, ci fa piacere. grazie. Oronzino Tramacere, presente in aula. Gigi Valente. Onorevole, ti sei ripreso? Allora, Sì, attualmente. Ronzino, grazie. Bene, bene, Antonio. Grazie, Ronzino. Penso che sabato c'è la rigatura. Anzi. Attualmente assenti Costantini Dalzan, De Matteis Antonio, Della Giorgia Sergio, Pasquino Andrea e Gigi Valente. Non vedo però Occhineri che dovrebbe avere la delega di Emanuela Orlando. Me l'ha mandata in anticipo, ma non lo vedo. In caso poi lo segniamo. Commissione odierna, approvazione dei verbali precedenti, ce n'è solo uno, è fatto sempre nella stessa modalità digitale. Se per voi va bene, finché non troveremo una formula migliore, lo approviamo per così come è stato scaricato col sistema. Poi vedremo come fare. Approvato. Grazie, grazie a tutti. Il punto all'ordine del giorno è ancora una volta la darsena di San Cataldo e lo stato di attuazione del contratto di appalto. So già in anticipo che ci sono alcune novità riguardanti la darsena, per cui se per voi va bene passerei immediatamente la parola all'assessore Nuzzaci piuttosto che al dirigente nonché RUP, ingegnere Puce, per sapere quali sono queste novità, se ci sono buone notizie per la darsena e per l'avvio effettivo dei lavori a mare. Ingegnere o assessore, a voi la parola. Sì, buongiorno a tutti, spero mi vediate perché siamo comunque a debita distanza. Allora, le novità rispetto alla volta precedente sono fondamentalmente due. La prima è caratterizzata da un confronto con l'azienda appaltatrice, come sapete è l'azienda La Valle, a cui è stato emesso un ordine di servizio. Su cui poi questa amministrazione aspetta, diciamo, il riscontro, che riguarda fondamentalmente la possibilità di andare avanti con i lavori a terra, che in particolar modo riguardano l'impisti. Quindi abbiamo consegnato all'azienda La Valle l'abaco degli impisti, il rivestimento esterno della darsena, la fornitura e posa in opera della recinzione. Ovviamente, come ben sapete, la possibilità di continuare, di ultimare la parte degli impisti e il rivestimento esterno sbloccano poi il cantiere con il completamento delle opere interne, quindi con i sanitari e con l'allestimento interno della stessa struttura. Questo per quanto riguarda le opere cosiddette murarie che insistono sulla darsena di San Cataldo. Per quanto riguarda invece il famoso dragaggio, ormai diciamo oggetto di più e varie discussioni, vi informo che l'8 febbraio abbiamo ricevuto la relazione sulla compatibilità
dei sedimenti analizzati, c'è compatibilità, quindi diciamo non ci dovrebbero essere problemi sul sedimento che è stato analizzato. Ovviamente appena poi riceveremo l'esito del secondo campionamento, quello che è stato effettuato a 4 miglia dalla costa, dove diciamo verrà poi dragato il prodotto presente attualmente all'interno della Dalsena, che sappiamo già in via ufficiosa essere completamente compatibile anche dalle analisi ecotossicologiche che sono state effettuate sul campionamento, completeremo poi la richiesta, l'autorizzazione regionale, a cui sussegue una perizia di variante che contiene poi le nuove modalità di dragaggio e smaltimento in mare, e successivamente dovremmo essere pronti per il dragaggio. Ci siamo? Sì, grazie assessore, non so se vuole aggiungere qualcosa l'ingegnere, se no poi passiamo un attimino al dibattito. Io stesso ho alcune domande da fare, quindi non so se l'ingegnere Puce ha qualcosa da aggiungere. Ho dato l'informazione così sommaria, poi se volete entrare nei dettagli abbiamo direttamente il dibattito. Ho dato, diciamo, ho fatto così una sintesi tra quelli che sono i lavori da effettuare in maniera strutturale a terra, da quelli che sono poi i lavori da effettuare, diciamo, al mare, in base a quelle che sono gli esiti dei campionamenti, dei due tipi di campionamenti, cioè quelli effettuati sul prodotto sul sedimento presente all'interno della Dalsena e quelli a 3 miglia dalla costa, che sono quelli il sito in cui dovrebbero poi essere smaltiti e dragati. Se poi possiamo aprire direttamente il dibattito. Benissimo. Io solo una cosa, l'ingegnere Puce alle 12 va via perché ha una riunione alla conferenza dei dirigenti. Io ne avrei poi un'altra. Cerchiamo di approfittarne subito allora della sua presenza. Vorrei sapere... Presidente, chiedo scusa, forse aveva fatto già l'appello quando sono entrato. Sì, ti ho messo delega a Emanuela Orlando. Pure della Giorgia, grazie. Presidente Scordano. Della Giorgia, perfetto, Sergio presente. Grazie. Quindi vediamo se ho compreso bene la sintesi dell'assessore. Campionamento e analisi delle alghe presenti nel bacino effettuato, risultato esito positivo per il dragaggio e il conferimento delle alghe a 4 miglia dalla costa. Secondo campionamento a 4 miglia dalla costa. No, Presidente Scorrano. Il primo è stato analizzato il prodotto presente oggi all'interno della Dalsena, del bacino. Di cui esatto. Mentre quello effettuato a 4 miglia dalla costa è stato effettuato, ma ancora non abbiamo l'esito, giusto? Non abbiamo l'esito, diciamo, ufficiale, però informalmente, visto che, come ben potete comprendere, ci sentiamo quotidianamente, soprattutto l'ingegnere Puce con chi oggi sta effettuando le analisi, quindi i biologi marini, sappiamo che l'esito è completamente compatibile, non c'è nulla di ostativo che emerge dalle analisi ecotossicologiche, per cui a breve ci manderanno anche la relazione del secondo campionamento. Le spiego perché, assessore, queste domande. Sto cercando di fare una specie di cronoprogramma per avere una tempistica più o meno definita e più o meno certa. Però lei sa che dalla prima commissione, Presidente, come ha inviato io date e tempistiche purtroppo non ho... Non stiamo dando date certe, stiamo facendo una previsione di tempistica, solo una previsione, per comprendere poi alla fine del dibattito se è ipotizzabile che le opere a mare possano effettivamente iniziare da qui a 15 giorni, da qui a 30 giorni ed essere completate prima della stagione estiva, chiedendo magari anche noi come amministrazione, noi come commissione controllo, i consiglieri regionali in regione, una eventuale deroga a quel fermo cantiere per le opere a mare previsto dal 30 aprile al 1 novembre. Ecco, cioè noi vorremmo capire... Dica, assessore. Luciano, microfono. Quindi... L'intento è solo questo, vedere noi che cosa possiamo fare, in che maniera ci possiamo attivare e se ci sono i presupposti perché le opere a mare possano iniziare. Quindi abbiamo compreso al momento che c'è una presunzione di esito positivo, dobbiamo comunque attendere l'ufficialità del secondo campionamento oltre le 4 miglia per poter poi procedere. Perizia di variante presentata
piuttosto che autorizzata, piuttosto che da presentare a seguito del risultato delle analisi. Come stanno? Richiederemo l'autorizzazione regionale e subito dopo viene emessa la perizia di variante con le nuove modalità di dragaggio e di smaltimento, quindi a 4 miglia del sedimento, e successivamente potremmo iniziare i lavori di dragaggio. Tenga presente, Presidente, non so, forse su qualcosa sulla stampa sarà uscita, come lei ben sa, mi sono recato personalmente a Bari, in Regione, all'assessorato dell'ambiente, proprio per insistere sull'eventuale inizio lavori e sull'eventuale, diciamo, tempistica proroga che la Regione stessa potesse darci, diciamo, per tenere quanto più a disposizione tempo possibile per effettuarli in questa stagione. È un nostro obiettivo, però di cui non posso garantire nulla, perché purtroppo siamo legati ad una serie di autorizzazioni, vincoli e passaggi vari, e questo non glielo posso dare come certezza. Preferisco essere onesto, sincero e dire quello che sto facendo e come lo sto facendo. Oh, è ovvio, io la ringrazio, non sapevo, non è uscito sulla stampa, almeno io non ho letto niente al riguardo circa la richiesta di una proroga. No, non è stata richiesta una proroga, sono andato personalmente a Bari a interfacciarmi con gli uffici per capire la possibilità che c'è di farci dare una proroga qualora noi iniziassimo i lavori, diciamo, in tempi utili, va bene? Perfetto. Sto chiedendo una serie di dati in maniera tale che tutti i colleghi commissari abbiano un quadro completo per poi aprire il dibattito. Nulla osta ripascimento dunale, quindi progetto di ripascimento dunale, autorizzazione per il progetto. Stata rilasciata, si è ottenuta, non si è ottenuta? No, assolutamente no. Quindi, al momento ancora quella è un'altra, un'autorizzazione che ancora manca. Non lo so, apriamo il dibattito, vediamo se c'è qualche collega, qualche commissario che vuole intervenire. Sì, volevo intervenire io, Presidente, sono Giulio Mele. Prego, consigliere Mele. Allora, volevo fare un plauso innanzitutto all'assessore e al lavoro che sta conducendo, perché finalmente avere una notizia del genere, secondo me, è veramente un risultato eccezionale. Abbiamo praticamente trovato una soluzione che sicuramente è quella migliore dal punto di vista ambientale, è quella che risolve i problemi dal punto di vista anche, a meno difficoltà anche dello stesso ripascimento dunale. In questo modo si fa un lavoro che sarà utile anche all'erosione costiera, perché rimettendo le alghe a 4 miglia sicuramente ci sarà un grosso vantaggio dal punto di vista ambientale. Quindi penso che sia veramente una soluzione. Mi auguro che le risorse siano sufficienti affinché questo avvenga, diciamo, secondo quanto previsto nei progetti, e quindi mi auguro solamente questo. Chiedo solo all'assessore se le risorse sono sufficienti. Grazie. Grazie, consigliere Mele. Io, prima di passare la parola all'assessore, anch'io ritengo che... Giampaolo, scusa, sì. Presidente, posso chiedere una cosa all'assessore? Prego, senatrice. Sono venuti alcuni cittadini che abitano a San Cataldo, e a proposito delle alghe, hanno lamentato le condizioni intorno alla darsena, dice che ci sono delle buche incredibili, quindi la strada assolutamente dissestata. Ma per quello che riguarda invece le alghe, mi chiedevano dove erano andate a finire tante alghe che erano rimaste accumulate lì per tanto tempo. Ora non lo so se sono state portate via, dove, in virtù di quali valutazioni o di quali autorizzazioni. Penso che l'ingegnere Puce possa rispondere lui a riguardo. Ingegnere? Sì, e devo rispondere a tutto o all'ultima? No, l'ultima può rispondere a tutto. Non si sente, ingegnere, dovrebbe avvicinarsi al microfono. No, stavo riguardo alle alghe che sono state dragate e che erano state depositate sul piazzale, quelle sono state smaltite presso un impianto di compostaggio, l'unico impianto di compostaggio che c'è in zona ad Arnesano, perché diciamo
secondo le previsioni progettuali e le autorizzazioni che già avevamo e secondo le analisi, i campionamenti che a suo tempo sono stati fatti sui dragaggi effettuati, quindi sono state smaltite un impianto di compostaggio. Sì, grazie ingegnere. Io rispondere presidente a Giulio, al consigliere Mele? Sì, rispondiamo al consigliere Mele, così poi le faccio un'ulteriore domanda. Allora, consigliere Mele, ovviamente quando il progetto della Larsen è frutto di un finanziamento regionale, quindi noi stiamo facendo veramente i conti della serva per riuscire a far bastare tutte quante le economie. Le faccio solamente un esempio. Il primo SAL dell'azienda in questione che è stato presentato agli uffici del comune era di 180.000 euro di lavori effettuati a terra dalla ditta La Valle. Dopo un'attenta analisi con gli uffici e con i nostri tecnici abbiamo verificato invece che erano stati eseguiti lavori per circa 80.000 euro e quindi in questo caso diciamo stiamo veramente facendo i conti della serva per farci ribattare, i soldi ci batteranno. Sì, sì, grazie assessore. L'ingegnere Mele voleva sapere se probabilmente i fondi stanziati, quelli supplementari, ci riferiamo ai 550.000 euro, fossero sufficienti per quelle che sono le opere di variante previste. Immagino che la domanda sua, cioè il conferimento la reimmissione delle alghe a oltre 4 miglia dalla costa. Okay. Quello che però immagino che si stesse rivolgendo, se la sua domanda fosse rivolta esclusivamente verso quelle opere. Complessivamente sul progetto d'Arsena, l'ho inteso così, gli ho fatto solamente un esempio del primo SAL su cui siamo veramente attenti come ufficio e come direzione lavori a verificare passo dopo passo per, ripeto, per poter con i conti della serva riuscire a portare a casa l'opera. Parlando sempre di conti della serva, qualcuno se vuole intervenire può interrompermi, lo faccio intervenire, sto cercando di avere un quadro più completo dall'assessore e dal dirigente, soprattutto prima che il dirigente vada via. Alla luce di quelle che sono i risultati odierni, cioè un primo campionamento esito positivo, un secondo campionamento probabilmente positivo, perizia di variante ancora da autorizzare, nulla osta, ripascimento ancora da ottenere, cioè io mi chiedo da tecnico, però magari l'ingegnere ne saprà più di me e più di lei, assessore. È ipotizzabile con queste ancora con queste mancanze una partenza dei lavori a marzo, a febbraio piuttosto che a marzo? Perché superato poi marzo anche un'eventuale deroga non sarebbe insufficiente a completare l'intervento e lasciare poi il bacino svuotato per tanti mesi mi sembra una cosa un po' improbabile. Ecco, quello che vorremmo fare con questa commissione, che è quello che ci richiedono i residenti piuttosto che i pescatori, piuttosto che chiunque a Lecce, è avere una tempistica presunta. Io ho visto che l'assessorato, proprio per trasparenza, ha messo online quelli che sono i lavori pubblici attualmente in esecuzione, un bellissimo portale, si va a vedere lavori d'Arsena di San Cataldo, data inizio lavori 0, data fine lavori 0. Noi non siamo in grado di dare in un cantiere pubblico una data non tanto di inizio lavori, e ne abbiamo fatti diversi di inizi lavori su quel cantiere, non siamo in grado di dare una data presunta di fine lavori. Oggi io almeno come presidente della commissione ne controllo, non so ancora se sono decorsi i giorni, continuano a correre i giorni previsti, 560 giorni previsti dal contratto, piuttosto che ci sono state delle riserve da parte dell'impresa, quei giorni non sono mai partiti perché i lavori a mare non potevano essere eseguiti. Fatto sta che il cittadino leccese non è in grado oggi di avere una data presunta di fine lavori di un cantiere pubblico. Quello che questa commissione cerca di sapere e su cui vuole far luce è una tempistica quantomeno presunta, un cronoprogramma di cantiere, alla luce di quelle che sono i risultati ottimi che l'assessore Nuzzaci sta cercando di incassare. Fatto sta che
pur non volendo dare date precise, noi dovremmo dare delle date presunte. Dovremmo dire al 15 marzo partono i lavori di dragaggio, contiamo di completarli salvo proroga, salvo deroga, salvo qualsiasi cosa entro quella data, e così noi si può andare avanti. Altrimenti si rischia invece una rivoluzione su San Cataldo, dove non si vede luce. Come ha detto anche la senatrice Poli, si uniscono disagi su disagi. Dalla darsena si passa alle strade disastrate da lavori eseguiti questa estate, in piena estate, per le urbanizzazioni primarie e secondarie della Marina di San Cataldo, la fogna e il gas, lavori che però non sono mai stati completati, nel senso che le strade, il manto di usura, il tappetino non è stato mai realizzato, per cui serve una jeep, serve un quad, serve una moto da cross per camminare adesso nella nostra marina. Quindi assessore, ci dica lei, io spero di essere stato chiaro e di essere stato anche il più tranquillo possibile. Assessore? Sì, no, rispondo io. Sì. Non appena il laboratorio analisi ci manderà gli esiti di questi campionamenti fatti proprio in questi giorni sull'area di immersione, trasmetteremo il tutto alla regione, quindi la relazione integrativa questa appunto la conferenza di servizi con le analisi. Quindi la conferenza di servizi regionale, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale per appunto l'immersione a mare di questi sedimenti, si potrà stabilire un cronoprogramma reale. Tenete conto che diciamo, le opere che rimangono da effettuare sono appunto il dragaggio e l'immersione, il completamento del fabbricato servizi e la sistemazione delle banchine e dei moli, che chiaramente hanno dei tempi ben precisi, definiti, ma che potranno partire solo dopo diciamo l'ottenimento dell'autorizzazione regionale di immersione. Da quel momento si potrà, diciamo, esattamente dare un cronoprogramma delle attività. I tempi, diciamo, contrattuali sono di circa 5-60, chiaramente che non sono mai di fatto dei corsi, perché c'è stata una consegna parziale, quindi, come diceva giustamente lei, Presidente, rimangono quelli, ma certamente non sono quelli che effettivamente servono per completare le opere. Quindi, no, ripeto, il cronoprogramma esatto si potrà definire, e lo faremo chiaramente con anche la redazione della perizia, che dovrà necessariamente intervenire anche sul cronoprogramma, solo nel momento in cui avremo l'autorizzazione regionale, che ci permetterà appunto di poter redigere ed approvare la perizia e quindi far decorrere i termini contrattuali. Sì, grazie ingegnere. Ci sono colleghi commissari che vogliono intervenire. Presidente, non ci ho disturbato, ma Costantini, presidente, da un po', però non ci ho disturbato. Prego, consigliere Costantini. No, non voglio intervenire, solo per la presenza. De Matteis pure presente. Ok, allora Costantini presente e De Matteis presente. Se non c'è nessun collega che vuole intervenire, provo. Presidente, se approfittiamo della presenza dell'assessore, visto che è venuto fuori. Prego. I tempi, le modalità, eccetera, posso chiedere ancora una volta, dopo due anni, chiedo sempre la stessa cosa all'assessore ai lavori pubblici, se quando si fa un lavoro si mette, a proposito della data di inizio e possibilmente di fine, ma si scrive anche l'azienda che sta facendo il lavoro, e si anticipa anche al cittadino la notizia che il giorno seguente o dopo due giorni quella strada sarà chiusa. Noi qui sulla via di Monteroni sistematicamente
ogni, non so, una frequenza di 4-5 giorni, vediamo dei lavori che non sappiamo che lavori sono, chi li sta facendo, quanto tempo durano, per cui si creano delle file incredibili, soprattutto quando si tenta di ritornare a casa per ora di pranzo. Allora, a parte questo, possiamo sapere perché a Lecce non si ha il piacere di avere un cartellone che ci dica chiaramente chi sta facendo il lavoro, chi è il direttore dei lavori, il responsabile, quando è iniziato e quando presumibilmente finisce? Tra l'altro è previsto per legge quello che ha richiesto appunto, la senatrice Poli. Ma non ne vedo uno. Sì, Presidente, posso? Prego, Assessore. Allora, generalmente per quanto riguarda gli uffici lavori pubblici, i cartelli, è una cosa che mi ha fatto notare già in precedenza la senatrice, su cui diciamo cerco di essere molto, molto, molto attento. Per quanto riguarda i lavori eseguiti direttamente dagli uffici, generalmente i cartelli sono sempre presenti. Hai visto. Per quanto riguarda invece i lavori che vengono effettuati da ditte esterne, parlo di Telecom piuttosto che Acquedotto, piuttosto che diciamo a clienti come Enel, purtroppo a volte questo non accade. Siamo sul pezzo, nel senso che anche questa mattina mi sono interfacciato sia per dei lavori che riguardavano una linea internet su Viale Otranto vicino alla Questura e sia su Via Monteroni perché ci sia diciamo un'attenzione maggiore effettivamente. Purtroppo quelli su Via Monteroni, senatrice, sono lavori di acquedotto, non sono lavori nostri. Poi che per metà insistono effettivamente su un territorio nostro, per metà si prolungano anche sul territorio provinciale. Grazie Assessore. Ci sono interventi dei commissari? Tutto tace. Io va spero che bene. Come senatrice? Io Presidente le dico solo alle 12:15 avrei un appuntamento qui in assessorato. Se non avete bisogno di me. Mi sembra che nessun collega debba intervenire. Presidente, in realtà come dire, non interveniamo, penso anche gli altri colleghi, per il semplice motivo che viviamo di queste informazioni, tutti abbiamo voglia che i lavori della Darsena finiscano al più presto, tutti abbiamo voglia di rilanciare la Marina di San Cataldo e la Darsena è uno degli elementi infrastrutturali fondamentali per il rilancio di San Cataldo. Quindi siamo tutti con l'ansia, devo dire, la viviamo veramente con ansia. Io vivo qui e quante persone ogni giorno mi parlano della Darsena di San Cataldo. Però voglio dire... Il nostro problema, Presidente Mola... L'Inter è abbastanza chiaro, è stato esplicitato, tifiamo tutti affinché questi tempi siano brevi. Io sono convinto che l'assessore, appena noi avremo l'ufficialità della analisi fatte in mare, immediatamente farà richiesta alla regione e starà dietro alla regione affinché ci dia una risposta rapida per poter partire al più presto. La cosa che verifichiamo è che sembra che siamo in dirittura d'arrivo, dico sembra perché ovviamente, come dire, abbiamo avuto troppi stop e quindi siamo spaventati, però sembra che siamo in dirittura d'arrivo e quindi siamo contenti di questo e niente, dobbiamo solo verificare poi i successivi passaggi e quelli che sono i passaggi per la realizzazione di quest'opera fondamentale. Sì, grazie consigliere Presidente, Mola. Volevo solamente chiedere ancora, visto che mi è stato risposto che sono state portate all'impianto di compostaggio di Arnesano, ma naturalmente su quelle erano state fatte delle analisi, no? Sì, penso che possa rispondere l'ingegnere Puce, ma se ho ben capito erano state fatte, erano compatibili. Comunque, ingegnere Puce. Sì, l'ho detto chiaramente che sono state fatte prima di portarle in qualsiasi impianto, è obbligatorio fare le analisi. Allora, il consigliere Battista aveva chiesto la parola. Sì, io la ringrazio Presidente. No, volevo dire perché sono convinto che oggi alla guida di questo assessorato ritengo che ci sia una persona di tutto rispetto e che sicuramente si attiverà per la risoluzione di questo problema e anche di molti altri.
questo per rassicurare anche il consigliere Mola. Certo, l'assessore Nuzzaci potrà far poco per quanto riguarda il discorso delle ansie, lì ci sono gli ansiolitici. Comunque, assessore, in bocca al lupo, sta procedendo veramente bene, grazie. Allora, se ci sono ulteriori... La commissione, se me lo permettete. Come ingegnere Puce, guardi, se non si avvicina al microfono noi non riusciamo a sentirla, almeno noi qua dall'aula. Devo lasciare la commissione. Prego, prego, ingegnere, ci aveva avvisato, quindi può lasciare tranquillamente. Salve, salve. Io prima di chiudere, assessore, esprimo solo un rammarico. Cioè quello di non terminare una commissione senza riuscire a poter dare una risposta, non, neanche esaustiva, una risposta di previsione a tutti quei cittadini che continuano a chiedere insistentemente, quotidianamente, notizie circa l'avvio di questi lavori di dragaggio. Io, come le ho detto in anticipo, in apertura di questa commissione, non volevo avere una data certa, che capisco che per lei è impossibile oggi dare senza rischiare di dire una fesseria, e che io chiuderò questa commissione convinto che non potrò dire che in questo anno solare o comunque prima dell'estate inizieranno i lavori, perché da tecnico, conoscendo quelle che sono le tempistiche per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta e di redazione e di autorizzazione di perizia di variante, dico la mia sperando di sbagliarmi, ritengo che sia difficile che anche questi lavori inizino quest'anno prima dell'estate, salvo iniziare i lavori a mare prima dell'estate per lasciarli a metà, il che penso che sarebbe controproducente per la Marina e per la Darsena stessa. Quello che avrei voluto sentire oggi erano delle rassicurazioni in altro senso, cioè sapere, come lei ha detto giustamente, i campionamenti, i primi sono stati fatti e hanno un esito positivo, i secondi sono stati fatti e presumibilmente avranno un esito positivo, contiamo di avere le autorizzazioni anche tramite la sua intercessione presso l'assessorato all'ambiente della Regione Puglia, anche per l'intercessione del nuovo assessore ed ex vice sindaco alla Regione Puglia, l'ingegnere Dell'Inoci, insomma, tramite una serie di notizie, di canali preferenziali, avere rassicurazioni in maniera tale da rassicurare tutti i nostri concittadini circa l'effettivo inizio. Effettivo inizio che io, a seguito di questa commissione, non sarò in grado di comunicare alla cittadinanza, che già si è presentata questa mattina in sala, l'abbiamo dovuti mandare via alcuni pescatori perché per le misure anti-Covid. O abbiamo detto noi consiglieri qui presenti in aula che li avremmo aggiornati a seguito della commissione, o difficoltà, avremo difficoltà a fare un aggiornamento di qualsiasi tipo. Riferiremo quello che ci avete detto oggi voi senza poter dire ulteriori notizie circa l'effettivo avvio dei lavori di dragaggio. Era solo questo. Accogliamo comunque favorevolmente le sue notizie, in parte positive. Aggiorneremo questa commissione tra 15 giorni nuovamente, sperando che tra 15 giorni si sia tutto definito e sarete in grado di darci una tempistica, un cronoprogramma di cantiere che possa dirsi definitivo. Se non ci sono ulteriori interventi di nessun commissario, sono le ore 12:07 e chiuderei la commissione, salvo che l'assessore non voglia intervenire ulteriormente. Assolutamente, grazie a tutti. Benissimo, allora grazie a tutti e buon lavoro. Arrivederci a tutti, arrivederci. Arrivederci. Presidente, l'attestato. L'attestato so già chi farlo a tutti quanti, non c'è bisogno che me lo richiedete.